Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il secondo video in collaborazione con Giulia del canale Hina Yoshimoto, troverete il link del suo canale nell'info box ed è il secondo video della rubrica Come sopravvivere alla quarantena. Giulia ha già caricato il suo secondo video, quindi vi invito ad andarlo a vedere. Io in questo video vi voglio consigliare 5 serie TV che mi sono piaciute. Io sono un'appassionata di serie TV, di film, di libri, ho sempre visto molti film e ho sempre letto molti libri, quindi adesso che sono appunto chiusa in casa come tutti ne ho guardate tantissime, soprattutto in quel mese che ero sola in casa e non avevo quindi niente da fare, nessuno con cui parlare. Comunque io in questo video ne ho selezionate 5 che mi sono piaciute. Voglio poi fare altri video se vi interessano sulle serie TV, perché io in realtà me ne sono segnate tantissime. La prima serie TV che voglio consigliarvi è Shameless. Potete trovarla su Amazon Prime Video. L'ultima stagione però mi sembra che non ci sia, e poi credo anche su Infinity o comunque Mediaset Premium. È una serie TV ambientata a Chicago, dove i protagonisti sono la famiglia Gallagher. Il padre Frank è un drogato alcolizzato, ha 6 figli e la figlia maggiore Fiona è anche quella che fa un po' da madre a tutti gli altri fratelli. È una serie che a me piace molto, è una delle mie preferite, credo di averla vista tipo 2 o 3 volte. Mi piace perché fa molto ridere, è molto buffa, è molto divertente, ogni puntata è bella, ogni puntata è divertente, anche se le stagioni sono tante, perché mi sembra siano 10 stagioni, però non c'è una puntata noiosa, devo dire la verità, quindi è molto divertente, ma allo stesso tempo è anche drammatica, perché ci sono delle scene che ti fanno un po' rimanere così, ecco, perché utilizzano dei metodi diciamo non convenzionali per crescere questi bambini, comunque è una famiglia molto povera, quindi ecco, è una via di mezzo tra un film molto comico e un film drammatico. Gli attori sono tutti bravissimi. Il protagonista, il padre, tra l'altro anche famoso, ma non mi ricordo il nome. Sono veramente bravissimi attori, anche i bambini più piccoli, ed è veramente una serie molto molto bella, io ve la consiglio, è la mia preferita in assoluto. Un'altra serie che voglio consigliarvi è Hunters, anche questa si trova su Amazon Prime Video. Mi era stata, comunque io, ecco, queste serie vorrei dire che li trovo anche sul sito guardaserie in streaming, comunque. Un'altra serie che voglio consigliarvi è Hunters, una serie che ho guardato proprio in questi giorni di quarantena. È ambientata a New York nel 1977. Praticamente c'è un gruppo di cacciatori di nazisti che appunto hanno scoperto che ci sono centinaia di ufficiali nazisti che si nascondono tra la popolazione negli Stati Uniti e che stanno complottando per creare il Quarto Reich appunto negli Stati Uniti, e questi cacciatori appunto vogliono fermare questi nazisti. Questo gruppo è composto da persone anziane scappate dai campi di salvate più che scappate dai campi di concentramento, il nipote di una di queste signore anziane, insomma altri personaggi. È una serie molto carina perché intanto è divertente, anche questa fa ridere, è buffa, cioè non è una serie, nonostante il tema, non è una serie pesante, ma scorre molto bene. Anche qua gli attori sono bravi, è buffa, è una serie buffa, più che altro è strana perché in alcuni momenti sembra quasi di vedere un fumetto, per alcune scene, per i colori di alcune scene, la dinamica di alcune scene, ed è molto divertente, quindi io ve la consiglio. La terza serie TV che voglio consigliarvi è Il racconto dell'ancella. Questa è una serie tratta da un libro, in realtà i libri usciti per adesso sono forse 3, 2 sicuramente perché io ce li ho, non so se è uscito anche il terzo. Comunque è ambientato in un futuro non molto lontano, dove il tasso di fertilità umana è bassissimo per via dell'inquinamento, e dopo una guerra civile c'è il regime di Gilead, che è appunto che ha preso il controllo di una zona che prima era gli Stati Uniti. E quindi cosa succede? Che le donne fertili, che sono chiamate ancelle, vengono appunto assegnate a delle famiglie elitarie e sono obbligate a fare dei figli. È una società divisa in
gruppi, ci sono le ancelle, le marte e così via. Comunque la protagonista di questa serie è June, è un'ancella anche lei, che cerca in tutti i modi di riprendersi sua figlia, perché prima appunto del regime di Hilliard aveva una famiglia, aveva una figlia, un marito, e quindi lei cerca in tutti i modi di salvare sua figlia. È una serie TV seria. È molto bella, una bellissima fotografia. Le attrici, gli attori sono tutti molto bravi. Mi è piaciuta molto. La protagonista subisce un cambiamento durante le varie stagioni. A un certo punto, devo dire la verità, mi inizia a stare un po' sulle palle lei nell'ultima stagione, ma è molto bella, è una serie che prende, è una serie però seria, ecco, questa non fa ridere, mettiamola così, però è veramente molto molto bella. Quarta serie che voglio consigliarvi invece è Grace e Frankie, un altro genere rispetto a alle altre serie TV che vi ho consigliato. Questa è proprio una serie che fa ridere, è una serie leggera, è molto carina. Non è una delle mie preferite, però l'ho guardato 2 volte comunque, perché se volete passare il tempo, guardarvi qualcosa però di non troppo pesante, oppure volete, che ne so, fare delle faccende e nel frattempo guardarvi qualcosa ma senza troppo impegno, Grace and Frankie va benissimo. Praticamente le protagoniste sono due donne, appunto Grace e Frankie, che hanno superato i 70 anni e non si stanno molto simpatiche per via appunto dei diversi stili di vita che hanno. Una è un po' un hippie, l'altra è una donna un po' più classica, un po' così. I rispettivi mariti sono sacinaffari da 20 anni, fanno coming out e dicono che si amano da diversi anni e che vogliono sposarsi. Quindi queste due donne si ritrovano poco costrette ad abitare insieme e ad aiutarsi, e da lì parte appunto una serie di avventure. Fa ridere, è carino, mi piacciono le attrici, mi piacciono anche gli attori, è veramente molto molto carina, fa ridere. E se volete appunto qualcosa di leggero, questo è perfetto. Ultima serie che voglio consigliarvi, non vi ho detto, Il racconto dell'ancella, io l'ho vista su Team Vision, ma si può trovare anche in streaming, mentre Grace e Frankie lo trovate su Netflix, come trovate su Netflix 3%, che è una serie brasiliana, va guardato in lingua, quindi lo guardate in portoghese con i sottotitoli perché non c'è in italiano, non è... come si dice, non è doppiata in italiano. Comunque è ambientata in un futuro dove le persone hanno la possibilità di passare al lato migliore, e quindi c'è una selezione, un processo dove ci sono una serie di prove e soltanto il 3% dei candidati passerà appunto all'offshore, che è al lato migliore. Il restante 97% invece dovrà continuare a vivere in questa gigantesca favela, perché poi è questo, è un mondo molto povero. Ovvero, e sono costrette ad abitare in questa favela. Ogni anno chi compie 20 anni appunto è chiamato a fare questo processo e quindi ha la possibilità di passare all'offshore, che è il lato migliore. Ci sono queste prove che sono molto difficili, sono particolari e solo chi è meritevole passa di là. Ci sono poi diversi protagonisti, mi piacciono gli attori, sono tutti sconosciuti, sono tutti brasiliani, quindi mi piace il fatto di trovare qualcuno che non abbiamo mai visto in TV. Sono bravi. La serie mi è piaciuta, è bella, è una bella serie, è particolare perché non avevo mai visto né un film né una serie brasiliana, quindi io ve lo consiglio anche per cambiare un po'. Se vi piace il genere, ovviamente, perché è un po' particolare, un po' futuro distopico, si può dire, si può definire. Comunque a me è piaciuto moltissimo e penso che in questi giorni la rinizierò da capo e la guarderò insieme a mia sorella, perché mi è piaciuta veramente tanto. All'inizio un po' così, avevo guardato la prima stagione e poi l'avevo lasciato perdere. Con questi giorni di quarantena invece mi sono rimessa a guardarla, l'ho guardata dall'inizio, quindi mi sono riguardata la prima stagione e ho continuato fino alla fine e mi è piaciuta tantissimo, quindi ve la straconsiglio. Bene, quindi queste erano le mie serie TV consigliate per voi in questi giorni di quarantena. Fatemi sapere se le avete viste e se avete qualcosa da consigliarmi, perché io appunto ne guardo tantissime e quindi se avete dei consigli scrivetemeli qua sotto, che così appunto vado a vedere. Non ho menzionato serie TV molto conosciute come La Casa di Carta, a parte che a me non è piaciuto, però
oppure Stranger Things, insomma, sono tutte serie che bene o male hanno visto tutti, quindi ho cercato di non nominarle, però appunto fatemi sapere quali sono le vostre preferite o anche quelle che non vi sono piaciute. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale, mi raccomando passate anche dal canale di Giulia, io vi saluto e ci vediamo al nuovo video. Ciao ciao!